L'olivicoltura nazionale come quella meridionale e regionale del Molise gode di ottima salute in relazione alle altre produzioni europee, in quanto rispetto alle altre produzioni gode di una particolarità che è unica nel Mediterraneo, ovvero la nostra caratteristica di avere tante produzioni diversificate con tantissima storia che altri non hanno, a cui io rivolgo ai giovani particolarmente un invito, quello di riprendere, ma soprattutto di dedicarsi a tempo pieno a quello che sono le attività olivicole e del nostro patrimonio olivicolo che abbiamo nel nostro Molise, ma anche direi nel nostro meridione, al fine di esaltarne attraverso quella che è l'ingente flusso che abbiamo di turismo che proviene da fuori Europa, per captarne tutte quelle che sono le opportunità che si offrono attraverso la commercializzazione e la valorizzazione dei nostri prodotti, che sono unici rispetto alla storia e rispetto anche alle diversità e alle peculiarità intrinseche che ha il prodotto italiano, ma soprattutto quello molisano e meridionale. Essenzialmente il prodotto olio extravergine di oliva quest'anno ha subito un incremento percentuale significativo dovuto essenzialmente agli elevati e aumentati costi di produzione, tra cui conosciamo bene quello del caro energia, che in effetti inevitabilmente si ripercuote sulle energivole attività di frantumazione delle olive e delle drupe, in cui incide circa per il 5 euro per quintale, cui abbiamo avuto un aumento esponenziale di circa 5 euro per quintale di molitura, attenendosi esclusivamente all'aumento di tale costo. Ma molti frantoi quest'anno hanno avuto la fortuna, per chi ha potuto, di affrancarsi con impianti fotovoltaici o utilizzando energie rinnovabili che vengono in aiuto in questo momento particolare. La data produttiva 2022 rispetto agli altri anni, proprio perché si contraddistingue con un'elevata produttività e afflusso di prodotto, ha bisogno rispetto agli altri anni di una particolare attenzione, ovvero quella della prenotazione che gli olivicoltori sono ben abituati a effettuare presso tutti i frantoi e olifici, ma che quest'anno, data la enorme massa di prodotto, molte volte sfugge ai produttori di considerare come una costante da effettuare durante il percorso della campagna produttiva. Ovvero, il mio consiglio, che è un consiglio più che tale una necessità, di effettuare delle prenotazioni periodiche e costanti, calendarizzate durante la settimana, durante il periodo di raccolta tutto, al fine di evitare che il prodotto venga raccolto e non venga trasformato entro le 24-48 ore, al fine di preservare la qualità, gli aromi e i profumi.